Io mi aspetto di vincere pure io, discorsi so. No, mi aspetto che da 40 minuti che abbiamo fatto un po' tanti a Castellammare arriviamo. Mi aspetto dei progressi, mi aspetto di vincere, come è normale che sia giocando in casa, ma non per il Latina. Latina, io ho visto le due partite che ha fatto, è una squadra che rompe le scatole. Non è per quello, però dobbiamo continuare a migliorare, continuare a lavorare e vedere i progressi che stiamo facendo, perché poi tanto, come si è sempre detto, la verità te la dice solo il campo, non gli allenamenti, non, te lo dice l'avversario a che punti siamo. A Castellammare hai fatto bene 40 minuti, poi ci siamo un po' impauriti anche per gli errori che abbiamo commesso, gratuiti, e poi siamo rimasti anche in 10, però tutto sommato la squadra non ha mai perso identità. Secondo me ha fatto una buona gara, che poteva diventare ottima al momento in cui ci hanno annullato quel gol che per me era valido, però andarsi a aggrappare subito così non serve a niente, dobbiamo essere bravi noi e basta. Ma io forse vivo in un altro mondo, non lo so, io ho visto finita la partita, quelle persone presenti allo stadio battevano le mani ai ragazzi dicendo che ci siamo, erano contenti di quello che avevano visto, presumo, se no fischiavano e dicevano qualche altra cosa. Poi sicuramente non è che possiamo piacere a tutti o essere simpatici a tutti, è un discorso che ho già fatto l'altra settimana. Qui facciamo la svelta a dimenticarsi che sono arrivati anche ragazzi da mettere a posto, che abbiamo avuto la fortuna e la bravura anche di prendere e che vanno inseriti in un contesto. Poi, se iniziano a rumoreggiare, se iniziano a essere contenti dell'allenatore, se quello fa parte del gioco. Noi dobbiamo solo rispondere sul campo. Altri discorsi a me mi interessano poco, onestamente, anche perché ci sono abituato. Perciò io vado avanti, come ho sempre detto, per la mia strada. Può darsi che sia una strada corta, può darsi che sia una strada lunga, fa parte del gioco. Io credo in questo gruppo, credo in questa squadra, credo nelle qualità caratteriali e tecniche di questo gruppo e di questa squadra. E poi, se avremo la fortuna di andare avanti insieme, vediamo chi avrà ragione. Tutto qui. Dico, tecnicamente, anche come passo, ci può stare. Rapidità, tecnica. Però ama partire da sinistra di Gaudio. Non gioca dietro le due punte. D'importanza sicuramente, ma penso abbiamo già intravisto qualcosa anche a Castellammare, facendo solo per 2 mesi allenamenti con un preparatore. Perciò io lo posso solo, e gliel'ho detto anche al ragazzo, che per un'ora ci ha dato una mano, ha fatto qualcosa giocando, scavando dentro di sé, perché non è facile tenere ritmi per un'ora allenandoti per 2 mesi da solo. Perciò vuol dire che è un grande professionista prima di tutto, è una brava persona, è un grande giocatore. Parliamoci, non è che lo scopro io di Gaudio, però ha caratteristiche diverse da Falletti. Noi ce ne abbiamo tre da poter impiegare in mezzo al campo, De Francesco, Matera, Mastalli. Vediamo chi sta meglio. Certe caratteristiche per sostituire Aloy ce l'abbiamo, non è che manca Aloy, anche perché anche Salvatore deve dare un po' di più ultimamente. Perciò chi lo sostituirà farà sicuramente bene. Ma io penso che siamo al 60% delle nostre possibilità in questo momento, ma vederli al 100% alla seconda giornata mi sembra anche molto, molto difficile. Non so chi c'è, poi sai, ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Io credo che questa squadra qui possa fare molto, ma molto di più. Basta avere un attimino di fiducia, di pazienza. Io penso che questa squadra qui farà il campionato che tutti ci si aspetta che si debba fare. Perciò io li vedo che crescano, li vedo che hanno. A me piacciono, perciò poi dopo vediamo. È un ragazzo che è cresciuto in una maniera esponenziale, ha fatto dei progressi enormi. Non deve fare le cazzate, tanto per essere chiari, perché non va bene a lui. E non va bene nemmeno alla squadra. Perciò
perché aveva fatto una grande partita, è stato bravissimo in fase di difesa, di testa le piglia tutte lui, però non deve cadere in quella che è la sufficienza, perché non è il solo, che ultimamente a volte pensiamo di essere troppo bravi. Noi non dobbiamo sentirci bravi, noi lo dobbiamo dimostrare che siamo bravi, è un po' diversa, una lettura un po' diversa. Se vogliamo dimostrare di essere bravi e non ci riteniamo bravi, sicuramente facciamo il campionato che tutti si aspettano. Perché ci deve scattare un po' questa cosa qui, che ancora lo facciamo troppa intermittenza, troppa poca rabbia, perché abbiamo avuto fra Campobasso e Castellammare, io non voglio dire, ma almeno 10 occasioni abbiamo avute, almeno per come vedo io le partite. E abbiamo fatto un golletto sul rigore, che poi c'era molto prima il rigore, meno dopo al limite. Però dobbiamo essere più determinati anche dentro l'area di rigore, negli inserimenti, nel giocare, dare più valore a quello che era la nostra caratteristica principale. Non è cambiato niente, è cambiato il modo, ma l'atteggiamento deve essere quello. Ma sta lì, per me è una mezzala, che si può adattare a fare altre cose, ma per me è un'ottima mezzala. C'ha tiro, c'ha corsa, c'ha fame, è motivato. È un ragazzo che sicuramente nel corso di un campionato ci darà una grande mano. A ognuno di noi c'è il suo tempo, come per me c'è il mio tempo se le cose non vanno bene, per gli altri c'è il suo tempo per inserirsi. Penso sia una cosa normale del calcio. Allora, grazie per avermelo chiesto di Plescia. Io non so se qui... Io penso che c'è Alfonso, c'è una dote, no? Che è quello che registra quello che io dico. Io non ho mai discusso con Plescia, io a Plescia gli ho solo ricordato che come si esce si passa dalla panchina, così come fanno i suoi compagni. È finita lì con Plescia, cioè, ma si va a creare a volte delle cose, a me mi viene da ridere, cioè ridicole. Cioè che io ho discusso con Plescia, che Plescia ha rifiutato la panchina, che Plescia... Ma ragazzi, ma ci dobbiamo un pochino... calmare, per non dire un'altra parola che è brutta e non la voglio dire, però mi sembra che si vada sempre a cercare di far casino, sempre, e io non voglio far casino con nessuno, non voglio mettere nemmeno in evidenza certe cose. Plescia è un bravissimo ragazzo, un ottimo giocatore e un bravissimo ragazzo, non lo facciamo passare come un maleducato che non porta rispetto, perché poi quello che ha fatto Plescia, che è infilato nel corridoio, io sono andato primo negli spogliatoi e gli ho detto la prossima volta vieni in panchina come fanno i tuoi compagni. Finito lì. Non mi sembra sia successo niente. Perciò, e è la verità. Sul tridente ci sta. Ci sta. Ci può stare perché secondo me possiamo fare bene in quella maniera lì. Basta non lasciarli soli, basta inserirsi molto di più, basta accompagnare di più l'azione. Poi nel caso ci abbiamo anche altri attaccanti, possiamo anche giocare con due punte, possiamo fare quello che vogliamo. Credo che l'Avellino sia in continua crescita per quello che vedo io. Perché non dite mai allora che non abbiamo mai perso? A Terni l'anno scorso si è preso 4 gol dopo 5 minuti, ma non è per criticare, a me le critiche mi servono anche per migliorarmi a me, non è che ci mancherebbe altro, se siamo qui a lavorare le critiche se sono costruttive... Io ascolto sempre tutti volentieri, Io non sono un presuntuoso che ne dicano, anzi, io voglio vedere tutto e cerco di capire dov'è che stiamo sbagliando. Io credo che questa squadra qui, con gli inserimenti di Mikoski e di Gaudio, sia diventata una squadra che possa giocare in una determinata maniera. E di questo ho già ringraziato a tempo debito la società e il direttore, perché poi hanno fatto il mercato che io ho chiesto, tanto per essere chiari. Secondo me possiamo diventare, io l'ho detto prima, siamo al 60% delle nostre potenzialità. Io credo che questa squadra qui possa convincere e anche vincere. A me piace, e lo ripeto per l'ennesima volta, è una squadra che mi dà soddisfazione allenare, è una squadra che mi piace per come si pone. L'unico difetto che gli trovo in questo momento è che ancora non siamo determinati e cattivi in alcune persone che l'anno scorso era la loro forza, ma gliel'ho detto anche ai ragazzi questa cosa qui, se no non mi permettevo. Noi dobbiamo
capire sì, va bene giocare bene, come nelle loro corde, perché è nelle loro corde giocare bene, però dobbiamo essere anche molto più determinati, volerle di più le cose. L'anno scorso, per dire, si è vinto delle partite con dei rinvii, senza creare una palla gol. Quest'anno in due partite abbiamo creato minimo 10 occasioni a gol. Dobbiamo essere più determinati, dobbiamo avere più fame, dobbiamo essere cattivi sotto porta, fra virgolette, chiaramente, per ottenere quei risultati che tutti noi ci aspettiamo. Perché se ci beiamo di come stiamo diventati, di come facciamo delle belle azioni, non ci portano da nessuna parte. Sì, va bene giocare bene, va bene creare qualcosa, va bene essere... Poi però bisogna essere cattivi e determinati per vincere le partite, come fanno gli altri. Io penso che siamo al 60% alla seconda giornata, per me alla quinta, alla sesta si vedrà il vero Avellino. Dalla sesta giornata in poi, come in tutti i campionati, chi è che... Poi se uno non fa preparazione, se uno lavora... solo tatticamente, non mette roba nelle gambe, va a levare, si può vedere anche da subito, ma noi non siamo in queste condizioni. A noi ci hanno chiesto di fare un campionato che tutti voi sapete, di essere lì alla fine e poi di giocarci tutto. Questo non puoi partire a 3.000 o avere già tutte le persone al 100%, ci dobbiamo arrivare. Per questo dico che siamo al 60% delle nostre possibilità. Scognamiglio sta abbastanza bene, ieri per prudenza l'abbiamo riguardato un attimino, però l'altro il giorno avanti si era allenato con la squadra. Chiaramente, sai, stando fermi e poi uno di struttura come lui, ci dobbiamo stare un attimino attenti, insomma, non vogliamo che gli succeda che poi deve restare fermo altri 15 giorni, insomma. Ci andiamo un pochino con piedi di piombo. Secondo me sono due ottimi elementi, c'è chi si fa preferire... Fabio in casa, secondo me, riesce a darci anche della qualità che Daniele Mignanelli forse ce n'ha meno come cross, come cosa. Daniele ha molta più dinamicità di Fabio, tiene meglio la gara. Bisogna vedere quello che ti serve, ma sono due ottimi elementi e che è una fortuna averli qua. Tutto qui. Questo Mascia mi sembra dietro Carletti, poi hanno Di Livio, hanno cambiato rispetto a Palermo l'esterno. All'esterno di destra hanno cambiato il terzino basso, Ercolano, che è un giovane bravo, da quello che ho visto io dalle partite. Non hanno fatto giocare Esposito, ha giocato un certo Biagini, ma con grossa struttura. È una squadra che corre. Giorgini, sì, scusa, lo sbaglio sempre. E anche i 15 minuti di Palermo, i primi 15 minuti, meritavano di fargli due gol. Poi sono rimasti in 10, hanno perso la partita, ma corrono, menano, sono tosti, sono cattivi. Hanno fame, hanno entusiasmo, sono stati ripescati, ma è normale che sia così. Se noi andiamo dentro con la presunzione della squadra importante, buonanotte. Noi dobbiamo dimostrare sul campo che siamo forti, non a chiacchiere. Le chiacchiere